Bentrovati alla presentazione della nuova Invictus TT 460. Sono molto contento di essere io a raccontarvi questo progetto e vi racconterò tutte le scelte, tutti i segreti che hanno permesso la realizzazione di questa bellissima imbarcazione. L'anima di questa imbarcazione è raffinata e sportiva allo stesso tempo. È un'imbarcazione che non vuole differenziarsi per forme taglienti, forme spigolose, ma diversamente vuole farsi notare per la sua grazia e muscolosità che convivono attraverso questi segni distintivi come la prua semirovescia Invictus, che è diventato un codice stilistico assolutamente unico, e grazie a queste fiancate che si richiudono nella parte di opera morta dell'imbarcazione. Le linee essenziali sono tese, molto pulite. La volontà è quella di sottrarre ciò che è inutile e mettendo in evidenza le parti essenziali, quindi, come dicevamo, la parte muscolare dell'imbarcazione, che attraverso degli svuotamenti sulla fiancata mette in evidenza la vetrata, quindi creando questa complessificazione sul fianco molto, molto interessante. Il tratto dinamico è dato principalmente dal segno di questo hardtop che vola sopra l'imbarcazione appoggiandosi a prua sul ponte principale e ergendosi verso poppa, creando una superficie molto disegnata che peraltro può assumere una colorazione come l'imbarcazione o diversamente può essere messa a contrasto con delle particolari sfumature, fra cui il nero, per potersi fondere con i fondali. Tra i punti di forza di Invictus ci sono i materiali, le colorazioni. Investiamo molto nella ricerca della composizione dei trim and color proprio per riuscire a configurare l'imbarcazione con una forte anima. E abbiamo sempre cercato colori un po' particolari sia per gli interni che per gli esterni. Abbiamo lanciato di recente il Wild Bronze, questo grigio caldo, abbiamo lanciato lo Spectrum Blue che si va a fondere appunto con i fondali marini e il cielo, quindi un colore un po' mimetico. Quest'anno con la 460 lanciamo il nostro nuovo Heritage Mint, un colore molto particolare perché punta al verde ma ha una base grigia, quindi molto moderno, sposa molto con i caldi, colori caldi degli interni, quindi della cuscineria. E poi trova anche una giusta relazione con alcuni dettagli con colorazioni particolari, tipo questo oro rosa opaco del cruscotto e opzionalmente anche degli elementi dell'hard top. E quindi è un colore che prende molta forza, soprattutto se utilizzato in modalità estesa, ovvero tutte le imbarcazioni verniciate in questo modo vengono, per essere più precisi, utilizzati due colori con una stonalizzazione che aiuta ad enfatizzare proprio la tridimensionalità della barca. E rimarranno comunque a contrasto la linea di bellezza e nuovamente l'hard top. È un colore molto particolare, io credo molto in questo nuovo colore. Per questa 460 ho immaginato uno stile molto morbido, molto fresco, e tutte le tonalità sono abbastanza chiare e ho evitato i massimi contrasti, per cui non esiste il bianco, non esiste il nero. Il massimo scuro è rappresentato dal mocha e la tonalità più chiara da un colore sabbia. Ho quindi desaturato tutti gli elementi gialli proprio per conferire quest'idea. I tessuti sono a maglia molto aperta proprio per dare questa sensazione di freschezza e di comfort che per me è molto importante, togliendo allo stesso tempo anche la lucentezza ai materiali lignei e quindi alle pareti. Ho così inserito dei legni che non sono esattamente chiari, ma che comunque hanno questa chiave moderna data soprattutto dalla vernice con un gloss al 30%, e ti danno proprio questa sensazione di mano pesca che è molto, molto invitante. All'interno di questo contesto, che dicevamo essere abbastanza morbido e tendenzialmente opaco, comunque c'è una punteggiatura di cromo, di acciaio, che danno un senso di eleganza maggiore e sono punteggiature che vanno di fatto a sottolineare le maniglie, alcuni dettagli in acciaio che sono tipicamente anche di uso marino. E quindi abbiamo questa danza di materiali fra i più moderni, più desaturi, e quelli invece più accesi, più vivaci, che creano questa danza di colori e di tonalità.
In un segmento di 45-46 piedi è difficile trovare una cabina invitante, invece ho scelto appunto attraverso i materiali, attraverso l'uso delle combinazioni di queste tonalità, che questo avvenisse. Passando attraverso il programma Atelier è poi evidente che si possono fare delle dovute modifiche, quindi intervenendo sul decor, intervenendo se vuoi anche su alcune differenti partizioni degli interni, creando un vero e proprio ambiente cucito su misura. È tipico di Invictus, propone questo programma anche su imbarcazioni più piccole, quindi coordinare questo tipo di attività permette evidentemente all'armatore di realizzare il suo piccolo gioiello, potendo dire che è il proprio. La TT460 è un'imbarcazione molto confortevole nel suo ponte principale, è simmetrica, estremamente simmetrica, quindi questi camminamenti perimetrali permettono di connettere la prua e la poppa a ambo i lati in modo molto agevole, permettendo a diverse persone di vivere la barca contemporaneamente, sempre in comfort. La plancetta è estremamente confortevole, ampia, affondabile, quindi capace di regalare momenti unici di bagno, oltre a diventare indispensabile per l'allaggio del tender e può ospitare anche una moto d'acqua. Culmina a prua anche una bellissima seduta che permette delle navigazioni anche molto romantiche per due persone. A centro barca il cuore, una grande cucina, permette di vivere appieno questa giornata a bordo con tutte le dotazioni, frigoriferi, ice maker, grill. E poi troviamo una dinette molto interessante perché è trasformabile e diventa una vera alcova ombreggiata da un hardtop molto ampio e quindi io direi che è il top per una giornata a bordo. Tutto viene enfatizzato anche attraverso queste grandi affiancate che si possono aprire opzionalmente, creando questo cannocchiale trasversale sulla barca che rende ancora più unico e importante questo momento in questa area di living. Molto confortevole anche la timoneria, tre postazioni, ampi portaoggetti, al di sotto dei quali troviamo anche le zattere di salvataggio. La barca viene anche arricchita da molti dettagli materici e cromatici, il ponte è completamente in teak. Abbiamo una sottolineatura attraverso una maniglia di capo di banda completamente allineata al bordo più estremo e la sottolinea e dà un particolare segno di luce che impreziosisce la barca. L'imbarcazione a prua termina con un elemento emblema tridimensionale, illuminabile, un elemento molto suggestivo e che racconta esattamente la qualità e la capacità di realizzare dettagli in modo artigianale. Sempre nell'intento di rendere pulita l'imbarcazione, sottraendo tutti gli elementi aggiuntivi non necessari, anche le bitte vanno a scomparsa proprio perfezionando questa linea, questa superficie completamente pulita dove far correre la luce. Interessante anche la relazione opaco-lucido che è stata utilizzata per la valorizzazione dell'hardtop, che nel tratto inferiore viene sottolineato con verniciature opache nere. Questo permette di creare degli effetti materici più evidenti perché la luce si muove in modo differente rispetto al suo bordo lucido. L'interno di questa imbarcazione è di categoria superiore rispetto a barche di pari dimensioni, quindi scendendo ampie vetrate sia nella parte alta di tuga che nella parte inferiore dello scafo. In ogni posizione che tu sia seduto, che tu sia in piedi, puoi apprezzare ampie profondità, quindi il mare piuttosto che il cielo. Penso che sia molto importante perché non è tipico di questo segmento di imbarcazione. Può essere personalizzata in termini di interni, quindi è possibile avere una cabina separata a poppa, così come è possibile avere una cabina separata a prua. Troviamo entrando un'ampia zona living che può essere personalizzata, ovvero si può richiedere una cabina di prua indipendente, separabile. Abbiamo poi un ampio frigorifero a tutta altezza e a poppa due letti che possono essere accostati creando un letto matrimoniale.
Anche il bagno ha delle dimensioni molto generose, doccia separata, molti dettagli, marmi piuttosto che mosaici, è una barca accurata in ogni particolare. I materiali utilizzati all'interno fanno comprendere precisamente quali sono le intenzioni di posizionamento del cantiere e l'eleganza a cui tende. Quindi tutti questi canettati chiari che si associano ai legni, insomma, esaltano un certo tipo di lavorazioni complicate, tipiche di cantieri di livello molto alto, che non badano al risparmio, ma anzi accentuano le complessità per esaltarne e dichiarare le abilità esecutive.